Sanremo 2018, terza serata. Moro e Meta restano in gara. Duetto Giorgia James Taylor 2018. Meta e Moro restano in gara al Festival di Sanremo 2018. A seguito delle valutazioni effettuate, la Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in quanto conforme al requisito di novità previsto dal regolamento, ha reso noto la Rai. Ecco le motivazioni. Per quanto riguarda gli ascolti, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni sono stati 9.687.000, pari al 47.7% di share. Nel 2017 la seconda serata del festival condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi aveva avuto in media 10.367.000 spettatori, pari al 46.6% di share. Picco di oltre 14 MLN per Baglioni il volo. Lo share ha sfiorato il 56 con Baglioni Vecchioni. Oggi, nella terza serata, arrivano Negramaro, Paoli Rea, Giorgia e James Taylor. Domani ci saranno Gianna Nannini, Piero Pelù e Federica Sciarelli. Gli altri ve li dico domani, ha annunciato Claudio Baglioni in conferenza stampa. Potrebbe arrivare all'Ariston Virginia Raffaele. Potrebbe essere, dice Baglioni. Farà un'imitazione del direttore artistico? Chissà. Non ha mai imitato personaggi maschili, aggiunge il direttore artistico. Invece sabato sul palco è attesa Fiorella Mannoia, che potrebbe anche esibirsi insieme a Laura Pausini, attesa al festival dopo il forfait della prima serata, causa laringite. Così sul palco stasera, questo l'ordine di uscita dei 10 big di stasera, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Max Gazzè, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Noemi, The Colors, Mario Biondi. Le nuove proposte in ordine di uscita sono, Mudimbi, Il Mago, Eva, Cosa ti salverà, Ultimo, Il ballo delle incertezze, Leonardo Monteiro, Bianca. Parata di ospiti anche stasera all'Ariston. A Sanremo arrivano Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, protagonisti della fiction di Rai 1 È arrivata la felicità 2 che parte il 20 febbraio. Poi ci sarà un'incursione di Nino Frassica. Danilo Rea si esibirà con Claudio Baglioni, poi con Gino Paoli omaggeranno Umberto Bindi e Fabrizio De André. James Taylor ha scelto La donna è mobile per il tributo al nostro paese, prima di intonare la sua hit Fire in Rain e Youve Got a Friend con Giorgia. I Negramaro salgono sul palco con La prima volta, poi con Il padrone di casa canteranno Poster. Baglioni, un bis? Al momento assolutamente no, dopo il successo di Ascolti, Claudio Baglioni è pronto a fare il bis a Sanremo? Ho una lunga sequenza di impegni, al momento assolutamente no, risponde Serafico a margine della conferenza stampa. Poi aggiunge all'ANSA, ora direi proprio di no, sono talmente dentro a questa cosa.
Passata la festa, gabbato il santo. Vediamo fino a sabato che succede. Il festival è stato per lui un passaggio imprevisto, molto temerario. Sto imparando tante cose e insieme ho cercato di portare le esperienze dei tour che ho fatto. Cerco anche di essere preciso, alcuni dicono pernicioso, ma non è facile lavorare con un ambiente molto diverso. Si è definito dittatore artistico, ma i dittatori prima o poi vengono soppressi, scherza. Non ho poteri per dirigere un mostro così complesso, cerchiamo di fare il meglio ogni sera. Per me è un'esperienza da ricordare, probabilmente una delle mie ultime. Vorrei fare il bagnino, mi piace il mare, il sole, il vento. E poi quest'anno faccio 50 anni di carriera, sono 50 anni dal Festival del 1968, certi numeri corrispondono.